Oggi facciamo una prova molto veloce perché abbiamo portato qua i bambini a festeggiare per un compleanno al paintball e provo a fare qualche ripresa così al volo con uno strumento da tenere in tasca, senza impegno, con leggerezza e vediamo che cosa viene fuori. Questi sparano, mi beccano di sicuro. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, eccoci a parlare di iPhone Mini. Perché vi ho proposto questo video? Perché questo è l'esempio estremo di dove siamo arrivati con la capacità di registrare video in attrezzature che non sono videocamere, quindi uno smartphone super miniaturizzato con le prestazioni base di un top di gamma. L'iPhone 13 naturalmente è un top di gamma, però ha vari livelli: l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 normale, il Pro e il Pro Max, con delle differenze sostanziali dal punto di vista delle prestazioni, batteria, eccetera eccetera, ma in particolare per quanto riguarda le cose che interessano a noi, la prestazione della camera per quanto riguarda video e fotografia. Breve interruzione: quello che state vedendo adesso è 4K, fino a pochi secondi fa era Full HD. Anche con l'occasione dell'uscita della A7IV, della tanto attesa A7IV, ci tenevo a ribadirvi che col Full HD si lavora ancora. Parentesi aperta, parentesi chiusa, torniamo al Full HD. È uno strumento super portatile da avere in mano, da poter tirar fuori in qualsiasi momento, appunto con spensieratezza. Qualcuno magari si può chiedere: ma questo potrebbe essere uno strumento che in effetti va bene anche per me perché devo cambiare cellulare eccetera. Allora, io vi ho fatto vedere il minimo che potete acquistare, cioè se siete naturalmente indirizzati a Apple, e cioè l'iPhone 13 mini. Le prestazioni di camera, video e fotografia sono le più basse possibili su questo modello, sul 13, quindi non si può andare che a crescere. Naturalmente non vi dico che dal punto di vista della portatilità è veramente incredibile, anche perché io venivo dal 12 Pro Max, che è decisamente un oggetto ingombrante, perché insomma lo metto in tasca, non lo metto in tasca un giubbotto, una borsa, qualcosa, perché comunque il 12 o il 13 Max Pro Max sono decisamente importanti come oggetti, insomma. Il mini è un non pensiero, si torna un po' a parecchi anni fa, quando avevamo il telefonino insomma in tasca, che scompariva diciamo nella tasca, cosa che questi telefononi non fanno. È piccolo, quindi il monitor è anche piccolo, e questo per qualcuno può non essere proprio la cosa più agevole, anche per me, che voglio dire, da qualche anno da vicino non è che vedo proprio benissimo, da quel punto di vista lì è ovviamente un po' più un sacrificio, però l'idea potrebbe starci. Valutate, perché se non siete sempre attaccati al telefono, che dovete leggere cose importanti, questa cosa della portatilità e della leggerezza del mini è veramente strepitosa. Cosa può fare dal punto di vista della videocamera? Beh, l'avete visto qua nel video. Se posso darvi due indicazioni, luce piena, fantastico. Le caratteristiche le possiamo vedere a confronto. Chiaramente la camera, la performance delle camere del Mini non è la stessa del Pro, non è la stessa del Pro Max, però praticamente oggi nel Mini abbiamo quello che avevamo nell'ultima serie, nel 12 ce l'abbiamo già anche nel Mini, quindi comunque abbiamo tanta roba. Abbiamo già parlato delle prestazioni in generale del 13, quindi non mi sto a dilungare su questo. Quello che ci tenevo a farvi vedere con questo video è che uno strumentino così piccolo ha già queste prestazioni della camera. Se abbiamo davanti un qualcosa di divertente da raccontare, io qui non ho colorato nulla proprio per cercare di farvi vedere così com'è. L'unica cosa che vi preciso, e stavo per dirvela, è che ho fatto una leggera passata di noise reduction nelle immagini che vedete sotto gli alberi che si stanno, per così dire, riposando. Lì c'era una situazione di luce che ho visto restituire parecchio rumore.
Questi telefoni lavorano molto bene quando c'è tanta luce, così un po' come la GoPro, che sono ma macchine con sensori piccoli e hanno questa grande potenza usati in quel modo lì. Non è una cosa di cui disperarsi, però un po' di rumore naturalmente c'è. Credo che le immagini parlino da sole, considerate che io lì dentro non avevo la possibilità di muovermi proprio in tutta sicurezza per non danneggiare prima di tutto il telefono, ma poi soprattutto perché erano loro in movimento, non volevo disturbarli più di tanto, quindi ho girato molte cose del tutto in automatico, altre in cui avevo un minimo di tempo, ho fatto giusto l'esposizione e un blocco del fuoco, per cui niente di impegnativo e secondo me una cosa rappresentativa di quella che si può fare con questo telefono, come vi ho detto non c'è color, non ci sono cose, non c'è niente di particolare, se non l'editing naturalmente nel quale mi sono divertito molto ed è stato un gioco anche per me, però ecco è un esempio, un punto di riferimento che secondo me era interessante portarvi perché in un oggettino così piccolo da mettersi in tasca c'è la possibilità di catturare tanto bene e bello. Le fotografie sono anche molto belle, anche se non ve le ho fatte vedere qui, però ve lo posso assicurare, poi non è il mio campo, però le foto sono decisamente molto molto belle. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille e a presto. Ciao.